Ciao a tutti e bentornati su Sei Paper. Questo è il quarto episodio dedicato alle agende 2025. Oggi viaggeremo dagli Stati Uniti con Appointed fino al Giappone con i refill datati per il 2025 dei Traveler's Notebook. Come potete vedere lo sfondo è un pochino cambiato, vi raccontavo sui social e se non ci seguite fatelo. Siamo in fase di ristrutturazione dello studio, per cui insomma a breve lo vedrete terminato come me lo sto immaginando, insomma speriamo che possa piacere anche a voi. Parto con il mostrarvi le agende di Appointed e partiamo da quelli che sono i due modelli giornalieri. Allora, abbiamo dei veri e propri libri e sono disponibili in questi due colori, questo blu Oxford e questo Fern Green, insomma molto molto eleganti sempre, come è tipico di Appointed. Allora, la copertina è una copertina rigida, all'interno hanno la stessa organizzazione, hanno un'ottima rilegatura e sono veramente molto resistenti. Abbiamo un calendario dell'anno, come sempre, sia per il 2025 che per il 2026. Ci sono poi all'inizio di ogni mese le griglie mensili e per ogni giorno della settimana c'è una pagina. Sabato e domenica condividono la stessa pagina. Allora, i giorni sono organizzati in questo modo. Avete una colonna sulla sinistra dove possiamo vedere gli orari e questo vi permette di segnare quelli che sono gli appuntamenti. Avete poi uno spazio dedicato alle priorità della giornata, che sono 4, e alla lista delle to-do, quindi potete andare poi a sviluppare la vostra to-do in base a quelle che sono le vostre priorità. Lo spazio sul fondo della pagina è dedicato alle annotazioni, avete sempre il calendario, insomma, per potervi sempre ritrovare rispetto a tutto il mese nel suo complesso, così per tutto il vostro anno. È quindi molto funzionale perché potete abbinare gli appuntamenti a quelle che sono task e priorità, quindi avete sott'occhio tutto quello che vi serve. Ovviamente l'agenda giornaliera è l'agenda che serve a chi ha tanti impegni o comunque ha bisogno di organizzare la giornata sia per orari ma allo stesso tempo anche per task, cioè per cose da fare, e quindi è necessario insomma avere una pagina per ogni giorno della settimana. Al fondo avete anche delle pagine libere per gli appunti che sono puntinate. È presente un segnalibro in tessuto che vi permetterà di tenere sempre il segno, la copertina rigida ma l'ottima rilegatura, come potete vedere, vi permette comunque di aprirlo molto bene e al tempo stesso di avere insomma tra le mani qualcosa di molto molto resistente. Si abbina perfettamente con gli elastici che quindi vi aiutano a tenerla ben chiusa all'interno della vostra borsa o del vostro zaino, che come sapete sono poi quelli che potete scegliere di tantissimi colori e che vi permettono di portare sempre con voi la vostra penna, la vostra matita, insomma avete tre fori a disposizione. Passiamo a vedere quelli che sono i modelli più iconici di Appointed. Allora, abbiamo i modelli EarTask che sono disponibili in due misure e diversi colori. Allora, questa è la misura compact, quindi un pochino più grande del modello classico, che come potete vedere è più grande sia in altezza che in larghezza. All'interno in realtà sono organizzate più o meno nello stesso modo. Il modello compact è disponibile in questi due colori, quindi lo stesso verde che avete anche nell'agenda giornaliera e questo bellissimo colore che è iconico, insomma ce l'abbiamo da tantissimi anni. I modelli di Appointed con la spirale hanno tutti la copertina semirigida che è resistente all'acqua, quindi è anche molto facile da pulire ed è molto molto comoda. Hanno tutti la spirale, quindi la comodità della spirale è quella che vi permette di fare così ed è allo stesso tempo una spirale molto resistente, doppia in ottone. Il modello compact ha inizio sempre con il calendario 2025 e 2026, un paio di pagine libere per gli appunti e poi comincia con il mese di gennaio 2025. Avete un piccolo tag laterale per tutti i mesi dell'anno che vi permette insomma di consultare più velocemente la vostra agenda. Ogni mese ha inizio con quello che è un riepilogo del mese, quindi quelli che sono gli obiettivi del mese, le date più importanti, uno spazio che può essere sia decorato con stickers, con disegni, oppure che può essere utilizzato insomma per fare degli schemi o fare una to-do list, e uno spazio note. La griglia mensile è sempre presente nei modelli di Appointed ed è sempre all'inizio del mese e poi la settimana è organizzata in questo modo. Sulla pagina di sinistra con layout orizzontale a righe abbiamo tutti i giorni della settimana, mentre nella pagina di destra ci si può concentrare su quelle che sono le priorità della settimana, tutta la lista delle to-do che bisogna fare quella settimana e uno spazio per le annotazioni.
C'è da segnare anche che c'è uno spazio to do o uno spazio annotazioni sempre a lato anche della settimana. Così per tutte le settimane del vostro anno. Il modello più classico è l'EarTask in questa dimensione e questi sono i tre colori disponibili quest'anno. Il giallo è il colore dell'anno, il chambray blu ce l'avevamo già lo scorso anno e questo è il classico più elegante, l'Oxford blu. Allora, all'interno sono molto simili ai compact, hanno solo più spazio ovviamente, quindi calendario dell'anno, stessa tipologia anche di carta da 105 grammi, quindi un'ottima carta, anche perché Pointed pone molta attenzione alla carta che viene utilizzata e questo lo rende anche proprio un brand di alto livello. Ogni mese ha inizio con una pagina bianca in cui inserire quelli che sono gli obiettivi e le date importanti. La griglia mensile, come vi dicevo, è sempre presente anche in questo modello e la settimana ha la stessa organizzazione, quindi un layout orizzontale a righe sulla pagina di sinistra, a destra invece abbiamo priorità, la lista della settimana e le annotazioni. Da notare che rispetto all'anno scorso il font è un pochino più scuro e questa cosa so che sarà molto apprezzata. Abbiamo i tag laterali per la consultazione, quindi si può passare di mese in mese con un'estrema facilità e al fondo ci sono alcune pagine a righe che sono dedicate alle annotazioni. Adesso vi mostro quello che è il modello Weekly Task Horizontal, che tra l'altro potete vedere molto bene anche come lo utilizzo io in un precedente video, ve lo lascio qui nelle schede, perché è quello che io uso da anni come agenda settimanale. Quest'anno è disponibile in due colori, io ho scelto il giallo, che è il colore del 2025 di Appointed, e hanno questa organizzazione interna. Allora, la particolarità è che la spirale è superiore, quindi l'agenda si apre in questo modo, la copertina è sempre resistente all'acqua, sempre semirigida. È molto utile perché vi permette di avere la comodità della spirale senza l'ingombro della spirale, soprattutto se si è mancini, la spirale può essere d'intralcio. Ecco, con questo modello non c'è nessun problema. Abbiamo sempre i calendari dell'anno 2025-2026. A differenza delle altre agende, abbiamo quello che è il report del quadrimestre, quindi si può andare ad inserire quelli che sono gli obiettivi di quel quadrimestre. Di sotto c'è questo spazio bianco, secondo me è molto utile per poi andare a porre delle riflessioni sugli obiettivi raggiunti o no e il perché, insomma può essere un ottimo spunto di riflessione. Il mese ha sempre a disposizione la parte dedicata agli obiettivi, la parte dedicata alle date importanti, una parte di annotazioni o per la to-do e sempre una parte che potete o decorare o utilizzare appunto a vostro piacimento. La griglia mensile, che ha il suo spazio note e la visualizzazione del mese precedente e successivo sempre in basso, la settimana è poi organizzata in questo modo. La parte superiore dell'agenda, che può essere quindi utilizzata in questo modo, vi dà ampio spazio per prendere appunti. C'è sempre la parte dedicata alle priorità, che secondo me è fondamentale sempre indicare quelle che sono le cose da fare assolutamente quella settimana e tutta la to-do list della settimana. Abbiamo poi un'organizzazione differente, perché non è più con un layout orizzontale ma è un layout verticale con indicazione oraria, quindi perfetta per gli appuntamenti, ma allo stesso tempo, essendo a righe, ogni riga può diventare lo spazio per la vostra to-do. I tag laterali sono presenti anche in questo modello e sono quindi utilissimi per la consultazione. Io mi ci trovo davvero molto bene, lo potete vedere bene nel video che vi citavo prima. Anche qui si può sempre abbinare l'elastico, ci sta, è vero che c'è la spirale, quindi è sicuramente meno pratico rispetto al modello Daily Planner, però fa comunque il suo lavoro, ecco, quindi se dovete portarla in giro sicuramente mi sento di consigliarlo. Il modello Weekly Task è disponibile nella colorazione gialla o in grigio. Concludiamo la carrellata delle agende di Appointed settimanali con il modello ad anelli. Allora, questo è l'unico modello ad anelli, tra l'altro, che trovate disponibile su 6paper. È un modello ad anelli in versione A5 che ha tutte le pagine che vi possono servire, tra l'altro sono molto ben fatte, quindi anche molto resistenti, e hanno la stessa organizzazione che vi ho fatto vedere prima rispetto ai compact, per esempio, infatti anche la stessa dimensione, quindi una settimana con layout orizzontale e lo spazio. Il vantaggio ovviamente di un'agenda ad anelli è che voi potrete andare ad infilare tutti i fogli che vorrete, basterà semplicemente fare i fori necessari. La copertina è in questo bellissimo colore, sempre in tessuto, e questo modello è disponibile solo così.
L'ultima chicca che vi mostro di Appointed è l'agenda mensile, disponibile in questi due colori. Il formato è bello grande, ve lo faccio a paragone con l'agenda che vi ho mostrato prima. È un'agenda secondo me molto elegante, la cucitura a filo che vediamo qui è secondo me quella che le dà anche proprio il tocco estremamente elegante, perfetta da tenere sempre sulla scrivania, ma al tempo stesso molto leggera e quindi comodissima da portare sempre con sé. Allora, l'agenda giornaliera è quindi molto grande, la carta è molto spessa, quindi potete utilizzarla anche con pennarelli ed evidenziatori senza nessun problema. Avete due pagine dedicate all'overview dell'anno, quindi per gennaio potete indicare quelle che sono o le date importanti o la vostra to-do e avete comunque uno spazio per le annotazioni. Poi avete delle pagine per le note e delle grandissime griglie mensili che vi durano per tutto l'anno. Allora, le griglie mensili hanno uno sviluppo su due pagine, quindi molto grande. C'è uno spazio priorità, le cose da ricordare, uno spazio annotazioni e uno spazio to-do list. Questo è perfetto, avrete il colpo d'occhio su tutti i vostri impegni, avrete comunque lo spazio anche per inserirli volendo con un orario e potrete avere tutto in un'unica pagina e vedere tutto insieme. Da Washington DC ci spostiamo a Tokyo e vi mostro quelli che sono i refill datati, quindi 2025, per il vostro Traveler Notebook. Il Traveler Notebook è un quaderno componibile come più preferite, ne parlavamo molto bene in un video che vi lascio sempre qui nelle schede. È un quaderno che potete riempire con tutti i refill che vi servono e cambiarlo quindi all'occasione. Questo è il mio e tra l'altro è questa pelle per cui poi più la utilizzate più diventa bella. Per farvi vedere, questo è il modello che uso di più, questo lo uso molto meno, sembra quasi nuovo e invece guardate che meraviglia come diventa. Sapete che avete anche tutti gli accessori per cui potete cambiare gli elastici, inserire dei ciondoli qui, insomma ci sono delle cose bellissime. Allora, al momento io ho una cartellina semplicissima e ho il refill, quello a pagine bianche, dedicato proprio a Tokyo. Allora, per quanto riguarda il 2025, abbiamo a disposizione vari modelli. Il primo che vi mostro è il modello settimanale con layout orizzontale. Intanto i refill di Travelers vi arrivano sempre due refill. Uno è il refill datato da gennaio a giugno, l'altro è da luglio a dicembre. Questo vi permette di portarli sempre insieme, ma allo stesso tempo potete decidere di utilizzarne solo uno nella prima parte dell'anno e poi sostituirlo con il secondo se non volete portare troppo peso con voi. Il primo modello che vi mostro è il modello con l'organizzazione orizzontale. Voi avrete sempre i calendari dell'anno e al posto della griglia mensile voi avete un'indicazione di questo tipo del vostro mese, per cui voi per ogni giorno potrete andare ad indicare la cosa più importante, l'appuntamento, insomma avere poi un quadro insomma complessivo. Avete poi la settimana con layout orizzontale sulla pagina di sinistra, lo spazio per ogni giorno è il medesimo, quindi anche sabato e domenica hanno lo stesso spazio. La pagina di destra è una pagina a quadretti, quindi molto molto comoda per appunti, per to-do list. È molto bello perché è leggermente più scura la riga che riprende proprio la suddivisione dei giorni e questo vi permette quindi di avere uno spazio relativo ad ogni giorno della settimana se vorrete dividerlo. Allo stesso tempo è impercettibile, ma si può creare tracciando una linea la divisione tra gli spazi dedicati al giorno, proprio perché così potrete avere magari uno spazio dedicato agli appuntamenti e uno dedicato alla to-do. Ma sempre con organizzazione settimanale abbiamo a disposizione anche questi, che sono i refill sempre due parti dell'anno, che hanno il layout verticale. La parte dedicata alla visione complessiva dei mesi è la medesima, ma poi avete la settimana organizzata in questo modo, con uno spazio per una piccola to do o per un appunto o per la priorità del giorno nella parte in alto e poi una suddivisione oraria che prevede anche le mezze ore. Questo è molto utile anche se volete farla diventare una to do list. Avete un piccolo spazio note al fondo e questa è tutta la vostra agenda con organizzazione verticale per orari. Vi faccio un piccolo recap giusto per farvi vedere come si possono inserire all'interno del vostro Traveler's Notebook i refill. Utilizzeremo quelli che sono gli elastici di congiunzione che andremo ad inserire nella parte centrale dei due refill che vogliamo utilizzare,
in questo modo e a questo punto poi andremo ad inserirli in quelli che è l'elastico del quaderno, che può essere quindi utilizzato così se vogliamo avere anche il notebook per gli appunti oppure semplicemente in questo modo. Acquistando i refill riceverete anche una piccola guida per il 2025, ci sono alcuni consigli scritti sia in giapponese che in inglese e soprattutto riceverete uno sticker realizzato apposta, insomma, per personalizzare la vostra agenda. La carta sottilissima è quella tipica di Midori, è una carta MD color cream, quindi un'ottima carta che vi permette di utilizzare anche delle stilografiche, insomma è una carta brevettata da Midori proprio per essere estremamente sottile ma al tempo stesso molto molto resistente. Potete decidere, se avete bisogno della griglia mensile, di aggiungere o di utilizzare solo questa anche il refill mensile. In questo caso è un refill singolo, non ha altro che tantissime griglie mensili, una per ogni mese dell'anno. Qualche pagina per le notte, ma questa è proprio l'ideale da portare sempre con sé per fare quel recap e avere sempre quello che continuo a chiamare il colpo d'occhio. Ovviamente sono disponibili anche i modelli settimanali e mensili dei refill per il Traveler's Passport. Quindi abbiamo il modello settimanale che ha un'organizzazione di questo tipo, quindi orizzontale su sfondo bianco. Anche in questo caso avrete un refill per la prima parte dell'anno e uno per la seconda e avrete anche il refill, quello con l'agenda mensile. Anche nel modello più piccolo avete sempre la piccola guida e gli stickers. Il modello mensile ha le griglie, è semplicemente nella misura passport, quindi quella piccolina che è proprio la stessa misura del passaporto, che potrete quindi andare ad inserire all'interno di quello che è il vostro Traveler's Passport. Perfetto da portare sempre con sé. Come sempre tutte queste agende, i refill del Travelers, anche tutti gli altri refill, insomma li trovate su saypaper.it. Fatemi sapere quale agenda vi è piaciuta di più, se ve li siete persi sono presenti altri 3 episodi dedicati alle agende 2025 qui sul nostro canale, così che possiate davvero trovare insomma l'agenda giusta per voi. Come sempre, se avete delle domande o delle curiosità scrivetemelo nei commenti, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le prossime uscite. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!